Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di Jurassic World Evolution 2. Come al solito io sono Amor Spedal, benvenuto in questo nuovissimo video. Amici, andiamo subitissimo in game. Mi raccomando però supportate se volete far continuare questa serie. Facilissimo, supportatelo con un bel mi piace. È gratuito il mi piace, come gratis anche questo canale che non prende neanche un fottuto euro. Quindi supportatelo. Mi raccomando anche il commento se avete delle idee dove piazzare le cose, qualche curiosità eccetera eccetera. Mi raccomando sotto quei commenti sempre graditi perché sapete che leggo e li rispondo. Li commento sempre, rispondo al commento, cioè, avete capito, insomma. Vi ricordo inoltre la pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie. Andiamo subitissimo in game. Ed eccoci in game. Dunque, nella scorsa puntata avevamo le braghe calate, si dice così, o le braghe di tela, nel senso che stavamo perdendo un sacco di soldi, ma tant'è, guardate, sta cacciando l'Albertosaurus che avevamo preso nella scorsa puntata, tant'è che però ci siamo ripresi, abbiamo dovuto vendere tutto, vi ricorderete, ma ci siamo ripresi. Ora bisogna continuare qua. L'obiettivo della missione aumenta la valutazione delle risorse catturando carnivori pericolosi con le spedizioni. E io sbaglio sempre mappa, ma lo sbagliavo anche nella prima serie, quindi è proprio lì il fatto che uno vede la mappa qua, che poi in realtà è da un'altra parte, quella dove è un po'... però va bene. Allora, andiamo avanti. Allora, qua abbiamo due allosauri, che sono questi, Big Rock. Qua abbiamo invece gli Erasauris Irvine. Poi qua abbiamo i Metria Cantolosaurus, i Trodon, o Trodon, e qua abbiamo invece il Crilophosaurus, che io non ho mai visto, però il Crilophosaurus, c'è un qualcosa qua che non parte, il Crilophosaurus però mi piacerebbe, abbiamo qualcuno da mandare? Sì. 100.000 inizia l'attività del Crilophosaurus e da questa parte qua continuiamo a fare le nostre recinzioni. Mi avete detto, e Yamon, puoi anche fare le recinzioni attaccate così passa la corrente. Verissimo, ma c'è un piccolo problema nelle recinzioni attaccate. Sapete qual è? È che si spacca una recinzione, i dinosauri vanno uno sull'altro ed è una brutta cosa. Quindi attenzione a questa cosa qua. È vero che ci costa di più in corrente anche sta roba qua, però è sempre meglio tenerli staccati. Ora, io non ho idea di quanto spazio abbia bisogno questo nuovo dinosauro che ci prendiamo, però prendiamoci un bello spazio. Vorrei prendermi un bello spazio qua, tondeggiamo leggermente. Qua andiamo un po' dritti, direi. Qua ritondeggia, anzi facciamo così, andiamo di qua, tondeggiamo leggermente, ecco vedete, leggermente, no, leggermente così, ok, e poi qua andiamo dritti, ok, perfetto, e i soldi li abbiamo, per fortuna li stiamo facendo. Il cancello direi che possiamo metterlo da questa parte qua, assolutissimamente. La strada, la strada la metterei di qua. Ok, magari anche un po' così, un po' stortina, ci può stare. Così. Ok, poi vediamo. Qua sono quasi arrivati. Vediamolo dall'alto se sì, ci può stare. Una bella roba qua. Poi ce ne sta un altro. Vedete, poi anche qua un altro. Insomma, ce ne stanno. Vediamo di capire se è già sufficiente questa cosa qua. Sicuramente serve dell'acqua, questo è sicuro. Quindi iniziamo a fargli un po' di acquetta qua magari. Mi sembra che abbia troppa foresta comunque qua, in questa zona qua. Quindi via un po' di foresta, soprattutto qua dove c'è l'acqua e probabilmente dove metteremo il punto di osservazione, cioè qua. Via tutta sta roba qua, via 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 via. Vediamo un po' dopo cosa ha bisogno, però. Ecco la trasmissione, cattura dinosauri vivi, resoconto col... 1 su 2! Sti cavoli! Allora, iniziamo a trasportare il dinosauro. Il fatto che sia 1 su 2 non mi piace per niente. Non mi piace per niente. Innanzitutto mandiamo questo a riposo.
adesso che abbiamo un po' di soldi, e spero che non abbia bisogno di una coppia questo dinosauro qua, perché sennò siamo fottuti. Dove lo andiamo a prendere un altro di questi? Uno su due, brutta roba. Dai, fallo calare velocemente, fallo calare, fallo calare. Oh, là. Benissimo, benissimo. Allora, prendiamo qua la squadra, aggiungiamo l'attività e lo mandiamo subito qui. Dove cavolo è finito? Dov'è? Eccolo qua. Vediamo un po'. Bellino, eh? Guardate, molto bello questo qua. Crilophosaurus. Però non vorrei che abbia bisogno di un compare. Speriamo di no. Però devo dire che gradisce sguazzare nell'acqua. Guardate che... cioè... guardate, bellissima sta foto qua. Veramente bella, guardate. Veramente bellissima. Ok, molto bene. Ci va bene perché... innanzitutto qua dovremmo andare su adesso. Ho bisogno solo di prede. Cioè, è tutto a posto. Questo qua è proprio il classico dinosauro di quelli che tutti vorrebbero. Cioè, quello facile. Eccolo qua, glielo mettiamo qua. E qua... gli mettiamo ovviamente, anzi questa bellissima strutturina qua, e qua vede tutto, vai, mettiamola qua, una stradina proprio di quelle easy, che si attacca, molto bene, proprio attaccata ma va bene così, secondo me è anche esagerato questo, tra virgolette, recinto, perché guardate, qua zona 2-4, popolazione... magari gradisce qualcun altro. L'acqua c'è, ma ne vorrebbe di più. Le prede ci sono. Spazio aperto 100%. Foresta ne abbiamo. Possiamo aumentare un po' l'acqua. Magari mettendo un po' di acqua da questa parte qua. Che non sarebbe male. Magari così. Facciamo un po' una forma strana. Non è che sempre tutte... la forma giusta, c'è un po' una forma strana così, vediamo un attimo. Situazione acqua sicuramente migliorata, situazione prede ok, spazio aperto ok, foresta 56, la possiamo anche rendere un attimo più forestosa, ne abbiamo tolti un po', però possiamo metterli tutti da questa parte qua, un po' così, che male non fanno, magari non proprio davanti al cancello, ma insomma così. Potrebbe andare bene. Andiamo a mostra panoramica, si vede benissimo. Andiamo a vederlo qua e vediamo se va tutto preciso, tutto bene, bene, bene. E siamo a 1266, ma non basta. Andiamo a vedere altri. Allora, sempre qua nella mappa. Allora, abbiamo i soliti, credo, non che ce ne siano altri. Proviamo ad andare a prendere una cosa che non abbiamo mai avuto. Tipo questo qua, il Troodon o Troodon. Il Troodon, ce ne sono 8 Troodon. Mandiamo tutti e due, inizia l'attività. E qua mi sa che serve un recinto. I Troodon non credo siano grossi, ma servirà un recinto un attimino diverso, che potrebbe essere tutto questo. Andiamo a vedere. Bene, allora iniziamo da sicuramente da qua. Come abbiamo fatto prima. Facciamo che segue proprio il più possibile. Vediamo che segue il più possibile qua, così da non sprecare terreno qui. Direi di andare ancora così. Poi ancora così. Poi ancora così. Poi ancora così. Lo teniamo leggermente così. Qua così. Qua così. Qua così, qua così e qua così. Ovviamente manca la corrente, ma adesso la mettiamo. A parte che stanno quasi arrivando, quindi è meglio sbrigarsi. E qua io lo farei fino a qua con magari... vediamo il generatore di corrente. Io lo metterei da questa parte qua, così copre anche la zona di qua. Vai. Vediamo un po' il recinto se va bene. Poi da questa parte qua riforniamo di carburante assolutissimamente. E riforniamo di carburante anche l'altro. Basta vederlo dall'alto. Eccolo qua, l'altro è qua. Rifornisci, che era messo male. Vai, fai il pieno. E ci costa, ci costa. Trasmissione in arrivo, eccolo qua. Troodon trovati 8, 6 su 8 catturati.
Benissimo, trasportiamo il dinosauro, li mettiamo ovviamente qua. Adesso bisognerebbe... Trasporto risorsa iniziata. Vai. E adesso sarà un casino metterli qua. Ma... Vai, mettili. Ok, messi tutti. Facciamo fuori un po' di foresta, già che ci siamo. Al massimo la rimettiamo, soprattutto qua davanti, Qua dove metteremo... Facciamo un attimo fuori, poi ci mettiamo... L'acquetta, l'acquetta serve sempre, un po' d'acquetta. Mettiamo un po' così. Un po' così. Un po' qua d'acquetta così. Ok, molto bene. Ora prendiamo questo, unità mobile e via a controllare. Oh, ecco qua il check, ci mancava anche il cancello però. Anche qua acqua già bene, spazio aperto bene, foresta bene, bisogna solo di prede. Ma è fantastico, in questo caso abbiamo beccato un po' di cose. Allora le prede gliele mettiamo qua. È molto bene qua l'infrastruttura girata così qua. Eccola qua, e abbiamo anche questo, cioè stiamo andando avanti alla grande. Ora dovrebbe essere tutto a posto. Vediamo di fare il pieno qua, che sicuramente ce lo danno neanche col pieno, ce lo danno con un po'. Come quando comprate la macchina che è totalmente in riserva. Cioè, la stessa roba. Ora, in realtà, ci servirebbe vedere questo. Questo non l'abbiamo controllato. Se mi vai a controllare questo, perché al massimo 5 slot. Ora, bisognerebbe un attimo anche, da parte degli scienziati, andare avanti con la ricerca. Vediamo un attimo. Tipo, miglioramento efficienza. Lo facciamo fare. Miglioramento applicabile agli edifici migliora l'efficienza in vari modi. Non dice come, ma in vari modi. Ora che abbiamo i soldi, magari li mandiamo a fare una doppia ricerca. Oh là, qua abbiamo finito e qua siamo a 1591. Che in realtà dovremmo anche migliorare questa cosa. Cioè, dovrebbe salire infatti 1007. Ora però, una sola preda. Un po' poco, cioè, mi pare. Cioè, mettiamo magari... Però lui vuole prede. Mettiamo due prede. Doppia preda. Doppia preda qua. Meno. Oh là, allora, vediamo un po'. Sì, stanno tutti bene. E ovviamente questo è il capo. Questo è il capo. Che cavolo è? Guardate qua. Infatti, ve l'avevo detto che non erano grossi. Quindi non sono assolutissimamente grossi, ma diciamo che comunque è un ottimo, ottimo. Ci dà un bel po' di punti, 1700. Chiaro che ne servono altri. E infatti andiamo qua nella mappa, e, che sbaglio sempre, ma comunque qua. Allora a questo punto o prendiamo questo che è abbastanza grossino, o questo qua. O questo qua. Io andrei con questo. Quindi aspetto la ricerca e poi mandiamo qualcuno. Ecco qua la trasmissione in arrivo. Ci siamo, il metra... Insomma, 2 su 3 catturati. Non è che sono bravissimi i nostri scienziati, ma comunque 2 su 3 va comunque bene. Portiamoli. Anche qua dobbiamo capire se va tutto bene. Che cavolo, qua addirittura rifornisci. Subito rifornisci. Cosa sta succedendo? Cioè siamo a secco. Rifornisce assolutissimamente tutto, cibo e altre cose. Ok, qua prendiamo l'unità di veterinaria mobile, li mandiamo qua. Ho fatto un recintino easy, dopo lo andiamo a sistemare quando mettiamo quello di fianco. Volevo fare una cosa un po' particolare, ma poi lo vediamo. Allora, uno qua. Forza con l'altro, forza con l'altro. Eccolo qua. E andiamo a vedere tra un po' come stanno. Olè, andiamo a vedere subito. Ha bisogno di foresta. Qua abbiamo prede, l'acqua abbastanza buona, ma ha bisogno di più foresta. E va bene. Allora, le prede... Facciamo una cosa easy. Mettiamo un attimo in pausa. Leviamo totalmente la foresta da qua, che non mi piace qua davanti. Molto bene, via, 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 via tutta la foresta, via tutta la foresta, via. Qua le mettiamo invece la foresta. La mettiamo tutta attorno qua. Qua ho messo il robo per i guardiani, l'avevo messo anche di qua. Così cura anche la gabbia di fianco. E questo qua cura anche la parte di qua, quindi molto bene.
Qua c'è un bel po' di foresta adesso, direi. Preda. Ne mettiamo, direi, una qua. E vediamo un attimo, ma foresta c'è anche... qualche... sì, questi. Ogni tanto questi qua. Qua belli alti. Non male questi qua belli alti, eh. Ok, molto bene. Poi qua ci mettiamo, come sempre, che sbaglio, è questo qua. Che spero ci stia, ma in effetti non ci sta. E allora... vedete che qua dove ho fatto, l'ho quasi fatto, ho detto, mi sa che mi conviene farlo qua. E in effetti tutti i torti non li avevo di farlo lì, anzi. Allora andiamo dritti di qui, così, dritto, e poi dritto qua e dritto qua, là. Mettiamo in play, vediamo se nessuno si arrabbia, dovremmo... alla grande, alla grande. Abbiamo acqua. Dovremmo aumentare un po' l'acqua. Foresta, anche un po' di più di foresta. Però vediamo un attimo, eh. L'acqua sicuramente va aumentata. Ok, così. Foresta. Bella questa musichetta che si sente sotto così. Foresta, ne mettiamo qualcuno in più. Così. Ok. E qua vediamo un po' come abbiamo. Abbiamo foresta 40. L'acqua, ok. Prede, ok, spazio aperto, ok, e qua siamo a 1600, come 1600, dovremmo essere a di più, eravamo qualcuno che non sta bene, no, mi sembra tutto a posto, al netto dei generatori che stanno consumando, ma mi sembra tutto in ordine. Ora, qua mi sa che bisogna prenderli tutti, c'è anche questi qua, quindi iniziamo dall'Allosaurus. Moreno, Moreno ce la fa. No. Lui sì. Bisogna fare la gabbia dell'Allosaurus. Poi, sempre qua, andiamo qua, negli scienziati. Gli diciamo, tu, riposati. 75.000 cocuzze, eh. I cavoli. E vediamo nella ricerca se per caso... ovviamente l'abbiamo fatto. Qua, a 2 su 4. No, staff occupato, limite scienziati. Ok, va bene. Aspettiamo che rientrino, intanto facciamo un'altra bella gabbietta. E direi a questo punto di farla, di proseguire la strada, la facciamo qua. Che secondo me esce proprio bella. Allora, vai di qua, così, no, vammi dritto. E adesso la corrente la metto, non ti preoccupare gioco, la corrente la metto. Ora qua... facciamo un po' storta, iniziamo a stortare. Veicolo in pericolo addirittura. Qua andiamo dritti, così, un pelino di più, e qua seguiamo la stortaggine di questa gabbia. Oh, là, fantastico. Cancello, lo mettiamo ad angolo, direi. E addirittura veicolo in pericolo, dimmi dov'è. Ah, qua. Cosa sta succedendo? Ovviamente gli ha staccato via un portellone. Di tutto è successo. Guardate i dilofosauri che stanno... incredibile. Incredibile. Siamo a 2009. Siamo a 2009. Uno sbalzo incredibile. Forse con questo ce la facciamo. Ci manca però da mettere l'energia elettrica, che io piazzerei quasi quasi qua in mezzo. Assolutissimamente, così prendiamo sia uno che l'altro, magari qua in mezzo, così. E ovviamente la strada, abbiamo bisogno della strada, una strada che adesso fa un po' così, poi fa così, e poi piazziamo qua l'altra roba. Qua ripuliamo dalla solita foresta, qui ci mettiamo l'acquetta, l'acquetta molto importante, l'acquetta sempre, la mettiamo qua così. Il giro d'acquetta con... ma mi sembra la gabbia che avevo fatto del T-Rex, che era un po' alta qua. Poi vediamo, poi nelle prossime magari puntate facciamo qualcosa di strano. Comunque lo sto facendo lo stesso, guardate le gabbie come sono fatte. E ci sta a farle un po' così, eh. Non è sempre quadrata una gabbia o rettangola, un po' tondeggiante. Magari ne facciamo una tutta tonda. Deve essere bellissima. O comunque che ha dei lati giusto per mettere... wow. Comunque, trasmissione in arrivo è arrivata.
abbiamo catturato due Allosauris. Allosauri. Li portiamo qua. A questo punto prendiamo qua, gli diciamo unità veterinaria, aggiunge attività. Oh, Malcolm. Il gioco è incredibilmente alta, se ho capito bene. E capisco sempre bene. Sì. Stiamo per stabilire un nuovo tipo di relazione con i dinosauri. Saremo in grado di concepire idee rivoluzionarie. Perché comprendiamo meglio il passato. Beh, può dirlo forte. Cerchiamo di metterci quegli incidenti alle spalle. Se posso, non esistono incidenti, solo ragioni ancora da scoprire. Il nostro errore, l'errore dell'umanità, è stato voler conoscere la verità quando la menzogna era già più che sufficiente. Questi dinosauri creati con l'ingegneria genetica sono reali perché li abbiamo fatti diventare reali noi. Da secoli manipoliamo e incrociamo cani, gatti e bestiame. Perché? Non per le loro esigenze, ma per quello che noi desideriamo dagli animali. E crede che adesso stiamo facendo lo stesso? Me lo dica lei. Ogni contatto, anche il più fugace e ponderato, genera un cambiamento. Sbaglio, dottoressa Dua? Ci illumini. Per ora dobbiamo accettare le cose così come sono. Il nostro compito, il mio compito, è far sì che questi animali siano salvaguardati. Il resto si vedrà. Sì, un'affermazione splendidamente caotica. Ok, e in effetti non ha tutti i torti il dottor Malcolm. Ora, abbastanza cattivelli, eh. Meglio mettergli una preda, come sempre. Eccola qua la preda, e poi ci mettiamo come struttura ovviamente questa. Il timer intanto è ripartito, qua ho aspettato a fare la strada, avete capito il perché, che volevo fare prima la struttura qua. Fantastico, fantastico, vediamo un po'. Allora, ha bisogno di qualche... sì, ha bisogno ancora un po' di foreste e di spazio aperto, quindi la gabbia va un attimino... chiamiamolo il recinto. Va un attimino aumentato. Bisogna di un po' più spazio, ma glielo diamo al volo. Ecco qua, aspettiamo che finisce di costruire. Poi qua abbiamo un sacco di foresta in più. E un sacco di spazio anche, dovrebbe essere a posto. E ci mette un bel po' a costruire. Dai, forza, forza che ce la fai. Via questo, via questo, via questo. Nemmeno sulle isole abbiamo creato qualcosa di così... Vai, Claire. Di così. Perfetto. Beh, considerato che non possiamo lasciarli liberi e che i dinosauri non sanno come dovrebbe essere la loro vita, è il livello massimo di perfezione. Quindi dovremmo essere felici. Ma lo siamo? Felici? Forse. Ok, c'è qualcosa che ti turba e non sono io. No. Allora, cos'è? Questo parco... non è il capolinea per i dinosauri, giusto? No, certo che no. Come potrebbe esserlo? È troppo pericoloso avere questi animali così vicini alla civiltà. Li seguiremo ovunque. Lo pensi davvero, Owen? Ti rendi conto di quello che dici? Siamo una squadra. Ti conosco, Claire. Non volteresti mai le spalle a quegli animali. E non solo perché sarebbe alquanto imprudente, ma perché semplicemente... non lo faresti, e nemmeno io. Sono un destino a cui non possiamo sfuggire. E non solo noi due, tutti. È qualcosa con cui il pianeta dovrà scendere a patti. Già, se non iniziamo noi a prenderci cura del pianeta, ci penseranno i dinosauri a farlo. Bene, credo che... infatti abbiamo completato la California, ottimo. E quindi continuiamo. Yosemite. Nella lingua della tribù Miwok significa Valle degli Assassini. Appropriato, vero? Il forte mangia il debole. Il cacciatore e la preda ottimizzano continuamente dimensioni, aspetto, vigore, vista e velocità.
L'intelligenza si concentra sempre di più sull'attività più vitale per la sopravvivenza. L'evoluzione è un'infinita corsa agli armamenti che arriva fino ad oggi. È la vita, un cambiamento continuo. E ora i dinosauri sono tornati nella Valle degli Assassini. La domanda non è: sono fatti per lo Yosemite? Probabilmente lo sono. No, la vera domanda è: ci resteranno? In effetti è una bella domanda, chi lo sa. Ora, comunque, bella missione questa. Andiamo con la prossima. Beh, qua vediamo qualcosa nell'acqua, eh. Ah, teoria del caos. Complimenti per aver completato la modalità campagna. Perché ora non provi la teoria del caos Jurassic Park? Aiuta John Hammond a realizzare il parco dei suoi sogni e scopri come garantire la sicurezza e il benessere dei tuoi visitatori. Cioè, abbiamo finito già la campagna. Quindi questo l'abbiamo fatto. Qua abbiamo la campagna con una nuova partita. Non ci interessa. Lui ci consiglia di fare la teoria del caos. La modalità teoria del caos permette ai giocatori di rivivere i momenti chiave del film Jurassic Park e Jurassic World e di lasciare il segno tramite vari scenari ipotetici. Allora, andiamo subito. Oh, allora abbiamo Jurassic Park. Unisciti a John Hammond per creare Jurassic Park. Ricordati di imparare dagli errori del film, costruire un Jurassic Park di successo è possibile. Oppure Jurassic Park San Diego. Ricostruisci quello che un tempo sarebbe potuto diventare Jurassic Park San Diego. Originariamente abbandonato da John Hammond, che aveva una visione più ampia in merito a Jurassic Park, la InGen vuole ora rimetterlo in sesto per attirare il maggior numero di possibili visitatori. Poi abbiamo il 3. Con Isla Sorna. Vai a Isla Sorna e cattura i dinosauri di cui Masrani ha bisogno per iniziare la costruzione di Jurassic World. Poi abbiamo Jurassic World. Costruisci Jurassic World con Simon Masrani, che è il tizio che poi ha finanziato i soldi. Trionfa dove Jurassic Park ha fallito, ma fai attenzione a ciò che crei. Poi qua muore Masrani. Torno a snobare i resti di Jurassic World mentre il monte Sibo giace dormiente. L'ultimo film di Jurassic World. Aiuta Claire e il GDP a ricostruire la libertà dei dinosauri. Bene, amici, nella prossima puntata iniziamo da questo, ce li facciamo tutti. Poi vi ricordo che abbiamo anche la modalità sfida, eccola qua, con queste sfide qua. Canada, una località pittoresca sulle montagne che ospita diverse specie, geni, esteri, rettili volanti. Cioè qua iniziamo veramente, cioè dopo la campagna che l'abbiamo terminata, è stata una campagna veloce ma è più un tutorial, adesso partiamo con le cose serie. Quindi sfida, la modalità sandbox, dove possiamo sbloccare anche tutte queste cose qua come la modalità sfida. Quindi ne abbiamo veramente tanti, guardate. Eccezionale. E soprattutto la teoria del caos che ci permette di sbloccare altre cose. Quindi abbiamo visto solo una piccola percentuale, piccolissima percentuale del gioco. Però lo faremo nella prossima puntata. Mi raccomando, supportate questa sera con un bel mi piace, commento e condivisione. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie. Da Amorugio è tutto e ci vediamo al prossimo fottuto video. Ciao a tutti!